Frega, rinnovato il contratto delle cooperative sociali e ora si tratta di un lavoro di diplomazia per diciamo così, mettere tutto quanto a punto rispetto al mercato che si occupa e comunque si serve delle cooperative. Assolutamente sì, ma non è solo diplomazia, credo che servirà una mobilitazione diciamo anche molto importante, perché il rinnovo contrattuale ci porta dei costi veramente significativi. Stiamo parlando al regime del 13,5% di aumento, per cui ad oggi, nonostante le richieste che abbiamo già fatto a comuni, ai comuni capoluogo, regione, ASL, ALISA, alle varie ASL, ALISA, non abbiamo ancora avuto nessuna risposta. Temiamo che sia molto difficile il percorso di adeguamento tariffario, quindi pensiamo anche di mettere in campo delle mobilitazioni un po' importanti, come dicevo prima, perché qui in gioco ci sono i diritti degli utenti. La cooperazione sociale produce servizi per 80.000 persone in questa regione, parliamo di fasce deboli, anziani, minori, disabili e quant'altro, e ha oltre 10.000 posti di lavoro. Chi sono i vostri principali interlocutori in questo caso? I nostri principali interlocutori sono intanto la Regione Liguria, dove c'è un tavolo aperto sulla rivisitazione delle tariffe in ambito sociosanitario, e poi tutti i comuni. Quindi diciamo è un lavoro complicato, complesso, e crediamo che la Regione in particolare debba fare la sua parte anche aiutando e supportando i comuni in questo percorso. Una volta risolta la questione complessa del contratto di lavoro, adesso si tratta di aprire la contrattazione con tutti i denti che in qualche modo si servono delle cooperative sociali. Esatto, adesso arriva la fase che speriamo non sia difficile, perché gli enti pubblici con cui abbiamo i contratti capiscano la necessità di adeguare le tariffe e anche loro i contratti, altrimenti per la cooperazione sociale sarà un momento storico molto molto complesso, perché non ci sono banalmente i soldi. Noi lavoriamo appunto con gli enti pubblici, abbiamo delle rette, delle tariffe, se queste non vengono adeguate inciderà nettamente sugli stipendi delle persone, sui bilanci delle cooperative sociali, che non so quanto potranno reggere se questo adeguamento non ci sarà. E potrebbe essere un grosso peccato questa cosa qui, perché finalmente c'è un contratto che riconosce la professionalità degli operatori sociali, viene riconosciuta e viene data dignità al lavoro, ma se poi dopo non c'è dal punto di vista contrattuale con l'ente pubblico la possibilità di avere un adeguamento, tutto ciò rimane solo belle parole. Quindi confidiamo che gli enti pubblici capiscano e in breve tempo, visto che noi abbiamo già adeguato da febbraio il contratto, lo adeguino velocemente anche loro.